Pupporacci, benvenuti o bentornati sul mio canale. Neanche il tempo di assimilare l'Indie World e i giochi che sono stati presentati al suo interno che a tornare al centro dell'attenzione l'attesissimo Breath of the Wild 2. Il seguito di uno dei giochi più importanti di questa generazione di console genera periodicamente una quantità infinita di rumor, molto spesso delle speculazioni totalmente campate in aria, raramente dei preziosi indizi che ci possono dire qualcosa in più sullo stato dello sviluppo. Oggi andremo ad analizzare quindi l'ultima indiscrezione emersa a proposito di Breath of the Wild 2, che riguarda proprio la Collector's Edition del titolo, per cercare di capire se qualcosa si sta muovendo oppure se ci ritroviamo di fronte a dell'entusiasmo totalmente ingiustificato. Prima di iniziare vi segnalo che oggi, piccolo esperimento, mi troverete in live sul sito Viola alle 15 per provare l'indie del momento. Sì, insomma, se Fall Guys non arriva su Switch, poco importa, ve lo porta Poro in Poro Live. Passate che ci sarà da divertirsi, il link lo trovate in descrizione. Bene, ora lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi video. Iniziamo! Dopo Amazon che dal nulla se n'è uscito con la scheda prodotto di Skyward Sword per Switch, questa volta è il turno di un altro retailer, il francese VTT, non lo so. Sito sicuramente meno importante del colosso messo in piedi da Jeff Bezos. La pagina prodotto non è più disponibile, ma fortunatamente è facile trovare uno screenshot di quanto pubblicato in precedenza. La pagina prodotto mostrava la scheda della presunta Collector's Edition di Breath of the Wild 2, purtroppo senza alcuna foto rappresentativa. La data era chiaramente un placeholder al 31 dicembre 2020, mentre il prezzo riportato era di circa 82 euro, e dalla pagina era possibile accedere anche alla versione standard del titolo, disponibile al costo di 69,99 euro. Lo stesso Breath of the Wild, così come Link's Awakening, aveva ricevuto un trattamento speciale con una Collector's Edition di tutto rispetto, quindi non è così assurdo immaginare che il prossimo titolo della serie di The Legend of Zelda riceva la sua edizione limitata. Tra l'altro, le informazioni relative a queste versioni premium solitamente escono fuori in prossimità dell'annuncio della data di uscita, quando lo sviluppo del titolo è ormai vicino al completamento e i produttori e i distributori iniziano a portare avanti una campagna marketing più aggressiva. Quindi ci siamo? Breath of the Wild 2 è dietro l'angolo? Sebbene il sito in precedenza abbia riportato con largo anticipo rispetto all'annuncio ufficiale il porting di The Witcher 3 su Switch, secondo me questo scivolone è più una trovata pubblicitaria per cavalcare l'onda dell'hype che si è generata con Skyward Sword apparso su Amazon. Il tempismo è sospetto e ci sono un po' troppe cose che non tornano, a partire dal prezzo. Non è un po' troppo basso per una collectors? Da una limited così importante mi aspetto almeno un costo dai 90 euro in su, proprio come è successo per Breath of the Wild e Link's Awakening. E poi, se dovessimo fidarci di VTNT, allora Metroid Prime 4 uscirebbe lo stesso giorno di Pikmin 3 Deluxe. Ipotesi molto realistica, no? Quello che penso è che sì, Breath of the Wild 2 sia in una fase avanzata dello sviluppo, ma è ancora troppo presto per sentirne parlare in modo concreto. I mesi finali del 2020 saranno completamente fagocitati dal 35esimo compleanno di Mario, con tutte le novità che si porterà presso. Se c'è una piccola speranza di sapere qualcosa di più su Breath of the Wild 2 in un direct, magari a settembre, continuo a pensare che difficilmente vedremo il gioco prima della seconda metà del 2021, in modo da chiudere i festeggiamenti del 35esimo anniversario della serie. Quindi, poracci, fossi in voi, non mi farei mangiare dall'hype e mi concentrerei su altre possibili strategie di Nintendo, almeno nel breve periodo. Voi cosa ne pensate? Quando vedremo questo Breath of the Wild 2 e cosa vi piacerebbe trovare nella Collector's Edition? Come al solito, vi aspetto nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche se siete nuovi per essere sicuri di rimanere aggiornati sul mondo Nintendo e dei videogiochi in generale. Io sono il Poro Michele, pagina Porodotto, ciao!